Ciao ragà, bentornati sul mio canale YouTube. L'altra volta il video in compagnia di Dani è finito male, l'abbiamo perso, non c'era il mio audio. E forse ha portato anche bene. Quale occasione migliore? Lo vedete qui, il trofeo della prima Serie A team che si è portato a casa ieri, tra l'altro, in un torneo disputato pazzesco. Il buon Dani, ce l'abbiamo fatta. Cosa si Che è prova a successo? È essere successo. campione? Diciamo che ancora oggi non realizzo al 100%. È stata un'emozione veramente indescrivibile per tante cose. In primis per la morte di mio nonno, che penso mi abbia dato veramente un'energia, una carica ancora di più per affrontare questi tipi di sfide, se così le vogliamo chiamare. E poi partita dopo partita penso che è stato un crescendo il mio giocare, quindi sono molto molto felice. Sì, perché poi, insomma, il format era bello pesante, perché tu eri dalla loser bracket, per cui non potevi perdere alcuna Sì, partita, una pressione immagino devastante ogni 90 minuti. veramente. Pressione, diciamo, rispetto alle altre volte la sentivo meno, non so perché, magari fosse sempre così. Best of uno, È il tuo format, lo possiamo come ti ho dire. sempre detto, lo preferisco al best of 2. Tante cose insieme penso mi abbiano dato anche un po' di fortuna, quindi va bene così, La cosa cosa bella più però è che poi la finale era comunque best best of of 2. 2 e poi era contro un player, diciamo, non Gnabry, proprio da ridere. molto molto forte. Infatti avevo giocato, penso, una settimana contro, anche nel warm up avevo giocato contro e non ho mai battuto. Infatti l'unico che volevo evitare era proprio Gabri, però quando stai lì azzeri tutto, resetti tutto e come va va. La cosa bella secondo me degli esport in generale, no? Ma nel tuo caso specifico, è il fatto che comunque hai fatto la storia di Cenerentola, possiamo dire, perché c'è il Benevento che in Serie A è Retrocede, retrocesso, mentre sugli esport arriva a sollevare il titolo. Infatti è una roba, assolutamente t'hanno scritto da qualcuno da Benevento. sì, Ieri l'ha c'era fatto. mio padre pensa, mi fa, sto guardando il TG Regione. Ma il Benevento in semifinale hanno detto del torneo eSport, ma è lo stesso torneo che stai facendo tu, cioè per cui insomma in Campania è una notizia che ha avuto risonanza questa. Assolutamente, mi hanno fatto veramente tanti tanti complimenti. Anche il team Benevento, quindi è una soddisfazione da un lato, diciamo che rende meno amaro la retrocessione da un certo punto di vista, sperando che ritorniamo il prima possibile, Poi soprattutto questo non è un punto d'arrivo, ma anzi, questa stagione è appena iniziata adesso per te perché ti dai. aspettano i Finalmente playoff. ci sono i playoff. Pensa che fino a 6 mesi fa sarà. Non sapevo neanche Cos'erano i cos'era il playoff? playoff, compito da un anno e mezzo, però cioè, non giocavo giusto perché mi piaceva. Poi man mano che entri sempre più, diciamo, nella situazione, conosci anche altri ragazzi che ne sanno ancora di più, ne capisci, veramente non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida. Anche perché tu l'hai detto, insomma, non te l'aspettavi minimamente, no, di arrivare a vincere. Assolutamente, Quindi assolutamente. adesso l'obiettivo per questi playoff qual è? Come ha sempre detto anche nelle interviste nella Serie A, pensiamo partita dopo partita, non ci poniamo obiettivi, niente. Come va, va? Anche perché il format poi è totalmente differente Giusto. rispetto a quello a cui siamo stati abituati fino ad ora e che magari tu non ti sei trovato tanto bene perché non è più a Assolutamente. eliminazione doppia, diretta, diciamo così, ma è la Swiss. Quindi vai sempre ad affrontare quelli che vincono, quelli che perdono. Quando diciamo, ho cominciato al competitivo, ho iniziato L'anno con lo scorso. Swiss, che diciamo era più bello, cioè lo preferivo sinceramente. Poi ogni anno cercano di cambiare, chissà, magari l'anno prossimo cambiano ancora. Però lo Swiss lo preferisco rispetto al format che c'era per le qualifiche normali. Sì, perché anche secondo me è più bilanciato, perché magari quest'anno la gente dice sì,
ci sono le qualifiche, ti meriti magari di beccare il primo perché sei centesimo, però le prime due qualifiche magari avevi semplicemente avuto un bracket sfortunato Diciamo perché era a che sorteggio e ti sei rovinato no, la diciamo, stagione. quello valeva per la weekend league. Io non ho saputo sfruttare le prime due, che ero sesto, ero Esatto. sesto, persi il primo, la prima qualifica, quarto round mi sa, e poi del loser subito dopo. Vabbè, rigore sta su Twitter mio, quando c'erano i rigori che non esistevano, però lasciamo stare al passato, pensiamo in avanti. Penso che tutto ciò che succede Succede per un perché motivo. succede per un motivo, assolutamente. La senti un po' mo la responsabilità di aver fatto comunque vuoi o non vuoi la storia, perché comunque aver vinto il primo titolo della Serie A rimane, perché questo è l'anno zero in cui hai iniziato, tu sei il campione, l'anno prossimo devi sicuramente difendere questo titolo, insomma per te sicuramente significa tanto. Assolutamente, significa tanto perché diciamo che è sempre stato un sogno e un obiettivo vincere qualcosa. Poi, come hai detto tu, prima in Serie A, primo competitivo, diciamo, in Italia e tutto, veramente una bella bella soddisfazione. Assolutamente, che poi insomma speriamo che, come detto, da questo poi sarà sempre Sempre più un crash, un crescendo, perché è un po' quello che ci è che vuole. sempre mancato, no? Guardo per esempio in Spagna, in Inghilterra, dove hanno un circuito, soprattutto in Spagna, che è Spagna è spaziale, clamoroso, e però anche a devo livello, dire devo dire che ci che siamo partiti bene, come secondo primo me. anno, secondo me, come Sì. organizzazione, come disponibilità, cioè veramente un ottimo lavoro, nulla da dire, penso che È stato un bello spettacolo anche per chi l'ha visto da casa, assolutamente piccole cose da migliorare, ma ci sta perché primo anno, devono poi il capire anche format loro. che si sono lamentati giustamente quelli del winner bracket, che Non hanno avuto la dopo chance di perdere. di perdere. Ovviamente come primo anno diciamo che ci può stare in fin dei conti. Poi anche questa situazione del Covid non ha aiutato secondo me, quindi se non ci fosse stato il Covid avere anche le persone dal vivo sarebbe stato ancora più bello, quindi secondo me, come ho detto in live ieri, è soltanto l'inizio di, secondo me, di qualcosa di speciale per noi e Per per quello quelli che che vorranno, ma anche, anche per coloro vorranno. che sperano di Che poter far parte di vorranno questo mondo, assolutamente. perché poi vuoi o non vuoi, noi già ci C'era stiamo facendo anziani, tra gente. Eh virgolette, sì. stiamo anche buttando un po' la strada per quelli che vorranno Assolutamente. iniziare un domani. Domanda un po' piccantina, perché magari nell'ultimo periodo, no, l'hai detto anche tu, che ti stavi magari concentrando un po' più sullo streaming, stavi Sì. abbandonando un po', no, abbandonando, però magari stavi dedicando meno attenzione, no, all'aspetto Assolutamente. competitivo. L'aver vinto questo trofeo, la possibilità di giocarti i playoff, che poi non sappiamo come andranno perché non abbiamo la sfera di cristallo, ti dà in qualche modo un senso di responsabilità per affrontare la prossima stagione con un rinnovato spirito e attenzione per il competitivo? Sì, ma cioè, io ho sempre detto, nel senso, a me piace competere, poi è normale di saper prendere, secondo me, la situazione pure quella che cioè, si crea intorno a Certo. te. Quindi fa sempre piacere fare il contenuto ai ragazzi che ti seguono, però quando c'è qualcosa per cui giocare, non a caso mi sono riposato, non so, Sì, 4-5 giorni assolutamente. per non streamare, anche perché streamavo cioè non avevo Ma fatto poi la ti sei pausa solo riposato da o ti tanto sei tempo. anche fatto best of due No, mi sono cose? riposato, avrò fatto due partite al Quindi è proprio giorno. Sì, staccato mentalmente. mentalmente ho staccato proprio. Secondo me è quello che fa la differenza, staccare proprio mentalmente da tutto, senza sentire niente, anche perché, come sai, cioè, pensare sempre a FIFA poi diventa veramente un'agonia piuttosto che un divertimento. Quindi ho staccato tutto, cioè porta fortuna perché l'ho fatto soltanto nella serie a sta roba, quindi mi sa che la devo replicare più No, boh, per esempio pure io l'unica volte. volta in cui feci veramente una full immersion perché fui costretto, fu ai playoff di FIFA 18 e Staccasti? andai lì. No, 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 mi fecero fare una full immersion proprio di Ah, giocare, giocare, ok. giocare, giocare, andai lì e non performai come potevo performare perché, sai, ti carichi proprio di ansia, di cose. Invece l'anno scorso, per esempio, prima delle nazionali, andai 3 giorni fuori con la mia ragazza senza toccare In FIFA, tornai, boom, Spagna, qualificato. benissimo.
Tra l'altro, un bel gol al giro di Messi al 90esimo, primo tiro in porta Cosa contro mia. Fabio Denuzzo, l'abbiamo buttato. Si ricorda solo questo. Mi sa che le ragazze aiutano, no? Aiutano. Posso dire una cosa di qua? Dica. Allora, pure io sono d'accordo con quello che dice Libera, no? Però secondo me il tryharding deve essere fatto molto tempo prima, cioè È come quando quello che all'università dico. vuoi studiare un giorno prima per l'esame. Esatto, cioè quello che dico anche lui, mo, Abbiamo un un mese mese di di tempo. tempo. Questo mese, tipo 20, per 25 giorni, devi morire davanti alla console, cioè praticamente, devi giocare mattina Indeed. e sera. Sì, ovviamente. Poi 5 giorni di relax Poi, prima. 2-3 giorni prima, devi staccare Sì. perché poi devi arrivare focus nelle partite di Libero di cioè. testa, perché tanto sei consapevole che già Già sei sei preparato. carica. Esatto, cioè non devi, perché comunque se giochi tipo Gabri, secondo me, ha sbagliato questa cosa, perché Sì. cioè, anche ancora prima della partita lui aveva fatto tipo 9.000 250 partite in 2 giorni, Sì, sì. è arrivato lì Nuovamente esausto, anch'io. perché comunque poi tutta la mente, tutta Sì, certo. vi lascio l'intervista. Arrivederci. Intervento prezioso dalla Esatto, regia. esatto. Comunque, niente, Dani, insomma, i complimenti li hai avuti, te li rinnoviamo tutti quanti. Facci una sollevata di questo trofeo in favore di Telecam. Dagli un bacetto. Oh, sì, softball. Raga, niente, questa intervista è tutto. Sono contento che la siamo riuscita. Occhio che cade, non sia mai la Madonna. Sono contento che Spacca il finalmente piede. la siamo riuscita a portare in un contesto rinnovato, perché l'altra volta non sentiva l'audio, però meglio così, direi. Dani, grazie Grazie per la a te, compagnia. grazie a voi ragazzi, soprattutto per tutti i commenti che mi state facendo. Un bacione e grazie mille ancora. Ciao raga, fate bravi.